Banchiere Banca Rimini a 100 vince e convince, raggiungendo la sella quota 12 in classifica e ribaltando anche la differenza canestri rispetto al meno 5 dell'andata. I primi due punti sono per l'ex Marx. Vanno a segno subito anche gli altri tre americani, Arci dall'arco, Johnson con due bei canestri e Mitchell, 5-6. Ancora Marx e Johnson firmano dalla lunetta il primo allungo, 5-9. 5 punti di fila di Palumbo fanno rimettere il naso avanti alla sella, 10-9. La tripla di Simioni riporta avanti Rimini, 12-14. A segno dall'arco anche l'altro grande ex 100, Tomassini, 14-17. Marx, Masciadri e Tassinari firmano il più 10 ospite, 15-25. Bruttini con 4 punti e Delfino di tabella limitano il passivo degli emiliani, 21-25 al decimo. Toscani in apertura di secondo parziale per il meno 2, 23-25. Masciadri da 3 interrompe l'8-0 centese, 23-28. 4 punti di fila di Palumbo riportano un possesso i locali, 31-34. Johnson, grande da 3 e Marx riportano RBR sul più 9, 34-43. Il contropiede di Tassinari fissa il punteggio sul 37-45 all'intervallo lungo. Anumba alla ripresa riporta Riviera Banca avanti di 10, 37-47. Ancora Anumba con una schiacciata ritocca il massimo vantaggio, più 11 sul 40-51. A metà parziale si sblocca Mussini che con due triple di fila riporta i suoi sotto di 2, 51-53. La tripla di Moreno vale alla sella il sorpasso, 56-54. La reazione dei ragazzi di Dell'Agnello immediata, pareggio di Tassinari e schiacciata in contropiede di Johnson, 56-58. L'ultimo canestro della frazione di Mitchell, 60-61. Toscano firma l'ultimo sorpasso della sella, 62-61. Rimini risponde con i suoi lunghi che colpiscono dall'arco, Simioni, poi Masciadri, 62-67. Delfino e Mitchell riportano 100 a meno 1, 66-67. Il centese di Rimini Tassinari che imbuca da 3, Masciadri che concede il bis e Marx in contropiede e poi con un 2 su 2 dalla lunetta fanno volare via Rimini 68-79. La conclusione dalla distanza di grande e di libero di Johnson ritoccano il massimo vantaggio, più 13 sul 70-83. La tripla di Palumbo e i 5 punti in striscia di Mussini rimettono in discussione almeno la differenza canestri, 78-83. I liberi di Tomassini e di Marx, top scorer con 19 punti, accompagnati da 8 rimbalzi e 4 assist, chiudono i giochi. Finisce 78-89. I 300 tifosi del Barrio al seguito possono festeggiare il secondo hurrah di fila in trasferta. E che bello, ci voleva, era ora. Due vittorie di fila dopo un'astinenza durata per qualche mese, e quindi insomma sicuramente una vittoria importante, una vittoria preziosa perché è venuta contro un'avversaria diretta, tant'è che Rimini ha raggiunto 100 in classifica, ribaltando tra l'altro anche la differenza canestri, quindi insomma tante note positive a partire dalle prestazioni che è stata convincente. Ma voglio sentire che cosa mi dicono al riguardo i nostri ospiti, iniziando dal team manager di RBR, Tommaso Rinaldi. Buonasera Tommaso. Buonasera, ciao Roby, buonasera a tutti. E poi i nostri opinionisti, il nostro Maurizio Benatti. Buonasera Maurizio. Buonasera. Il nostro Loriano Zannoni. Ciao Roberto, buonasera a tutti. E in collegamento il nostro Alessandro Ceccoli. Buonasera Alessandro. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Parto ovviamente da te, Tommy, che sei abituato a vivere questo tipo di partite. Questa era una partita particolarmente importante, delicata, perché insomma Rimini chiaramente anche dopo la prima vittoria in trasferta però aveva bisogno di dare continuità a quella vittoria e aveva bisogno di battere anche un avversario come 100 che era lì davanti, no? Con due punti in più in classifica. Sì, esatto, nonostante manchino ancora tante partite alla fine, la gara contro 100 era un po' uno spartiacque, che comunque andare a meno 4 con la differenza canestri sfavorevole, cioè col 2-0 addirittura, iniziava a diventare complicato. Invece già a chiusi si erano visti parecchi miglioramenti e ieri posso dire onestamente che è stata la gara più solida mentalmente di quest'anno, quello sicuramente. È vero, perché concordo. Eravamo riusciti a stare in partita comunque quasi sempre in tutte le gare che abbiamo giocato fino ad oggi, ci mancavano quegli ultimi 4-5 minuti finali dove
vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non si concretizzava mai. Invece ieri, soprattutto quando loro sono tornati e addirittura sono andati avanti, c'è stata una reazione di grande personalità. È vero, direi proprio, Maurizio, che la cosa più positiva, al di là della prestazione secondo me molto buona nell'arco di 40 minuti, poi c'è stato quelle 16-3, ma ci stava insomma la reazione anche di 100, no? Perché frutto anche della reazione di 100, che io insomma personalmente mi aspettavo insomma reagisse prima o poi dopo una partita così da parte di RBR, però ecco, secondo me la notizia più bella è la solidità mentale che ha dimostrato, come ha sottolineato Tommaso adesso, la squadra nel momento di difficoltà, perché quando Moreno, quasi ex, no? Perché era tanti anni fa, una vita fa, nei Krebs, ha imbucato quella tripla del sorpasso, eccoli in altre partite Rimini aveva iniziato a perdere un po' i propri riferimenti, no? Le proprie certezze. Invece questa volta c'è stata una reazione immediata e Rimini è riuscita a riprendere il margine e poi a portarla a casa anche mettendo dalla sola differenza canestro con un più 11 finale, che secondo me per la partita che è stata ci sta tutto. Beh, assolutamente vero. Chiaramente ieri la squadra è partita bene, era in palla, si vedeva, era aggressiva, era presente su tutti i fronti, sia quello offensivo che quello difensivo. Chiaro che durante i 40 minuti le reazioni degli avversari in un modo o nell'altro si verificano, però questa volta, nonostante il parziale, non so se 16-3, è stata subito ripresa in mano la partita con Masciadri che ha piazzato subito dei canestri da fuori, con Tassinari che ieri sicuramente ha disputato un'ottima partita, quindi sono state ristabilite un po' le distanze tra le due squadre. E dopodiché si è vista che l'inerzia da parte di Rimini era diversa rispetto a quella di Cento, e tra le altre cose, cioè dire, io non mi spiego come si possa tenere in campo un ex giocatore come Delfino in quelle condizioni, che sicuramente ci ha un po' anche agevolato, perché ha fatto delle robe che assolutamente un allenatore qualsiasi, dopo due o tre tiri da 9 metri che non prende neanche il ferro, l'avrebbe messo a sedere. Però va bene così. Credo che anche se Delfino fosse stato in forma, ieri non ce n'era lo stesso per Cento, perché la squadra ha dimostrato una forza mentale, una voglia di vincere, erano compatti. E poi voglio dire, vedere anche alla fine della partita l'entusiasmo che avevano per questa vittoria è un bel segnale, perché vuol dire che è un gruppo che sa quello che vuole, che vuole ottenere risultati che sono alla loro portata. Quindi sicuramente siamo in una fase buona e bisognerebbe sfruttarla anche per le prossime partite. Siamo un po' come in un videogame dove ogni tanto viene fuori il mostro di turno e ogni partita c'è un mostro sempre più forte e noi bisogna batterlo. Adesso tocca andare avanti e giocare con questa intensità e questa voglia. Si sono rimessi in sella, scrive mica grazie nei messaggi. Loriano, delle tante note liete di questa prestazione, qual è stata però secondo te la chiave della vittoria di Rimini? Allora, io sto innanzitutto con la tenuta mentale di cui aveva parlato Tommy, sicuramente, perché per tutta la prima parte del campionato, dopo una rimonta come quella di Cento, dopo quel 16-3, il fatto di essere passati davanti, non l'avremmo mai vinto. Invece ieri, al di là di come poi è finita realmente, hai avuto subito la sensazione che questa squadra era lì in campo, era presente. Poi, se andavi ben a vedere, ha fatto qualche errore in quel parziale di Cento, però di fatto è stato anche Cento che ha cominciato a mettere qualche tiro da fuori che prima non aveva mai messo. Detto questo, poi tecnicamente sicuramente che fosse una delle poche partite in cui almeno 8 giocatori hanno dato qualcosa di importante, perché anche Tomassini, che
ha faticato, poi alla fine ha fatto canestro con fallo e ha segnato il libero del tecnico a Meccacci, che ha di fatto chiuso il discorso della differenza canestri. Simioni ha messo due bombe importanti e ha lottato, Tassinari e Masciadi dalla panchina fantastici, Marx molto bene sia come produzione di punti, ma questo lo ha sempre fatto, sia come rimbalzi che assist, perché ha fatto 8 rimbalzi, 4 assist, migliore per valutazione. Grande ha messo quella bomba da 8 metri nel finale. Johnson molto bene all'inizio, poi è ritornato sopra nei momenti importanti. Il contributo di tutti, se poi ancora più andiamo a specificare, la panchina, perché se Rimini ha questo tipo di contributo da parte della panchina, magari poi una volta può essere Tassinari che ne fa 14, è più abituato Tomassini a farli, magari la prossima volta li fa Tomassini, ma se ha questo tipo di contributo da parte della panchina cambia tutto, secondo me, in questo campionato. È vero, al cospetto tra l'altro di una squadra che in linea teorica, insomma, dalla panchina doveva avere invece un Mussini, un Delfino stesso, insomma, sicuramente giocatori che avrebbero dovuto, insomma, fare la differenza, anche se poi Mussini, quando si è acceso, insomma, ha fatto paura. Non è stato l'unico momento in cui davvero Rimini ha avuto poi la sensazione forse di non poterla vincere, ma forse più, diciamo, chi la guardava la partita come noi che chi in campo, e che invece, come diceva Tommaso, ha reagito prontamente. Alessandro, qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questa vittoria convincente di RBR? La rotazione a 8, nel senso che è, come diceva anche prima Loriano, è la prima volta che c'è una partita dove 8 giocatori danno tutti un contributo perlomeno sufficiente, ma sicuramente sicuramente discreto. Veramente c'è stata una capacità di stare con la testa nella partita, la tenuta mentale di cui parlava Tommaso. E anche ti dico, quando ha messo la bomba Moreno, stavo per spegnere l'iPad, sono sincero, perché questa è la solita storia, devi andare. Poi ho detto no, dai, prova a vedere l'altro pezzo, e allora dopo alla fine è andata bene così. La seconda bella cosa è aver visto Delfino spiaggiare così. Nel senso che dai, non è, in questo momento, con tutto il talento che ha avuto, la carriera che ha avuto, non è proponibile a questi livelli, dai. Secondo me dopo 3-4 minuti andava tolto e mai più rimesso. Ma a parte la battuta, ho visto la prima vera partita da squadra con rotazione a 8, con attenzione da parte di tutti, con tanta intensità difensiva, con errori sì, però con determinazione, con testa sul pezzo. La prima partita dove veramente Marx, secondo me, ha fatto la differenza, e al di là di tutto quello che si è detto fino ad oggi, dove anche un Johnson non splendente come altre volte è stato compensato dalla partita di Masciadi, di Simeoni. Veramente c'è stata una combinazione di cose che ha fatto capire che probabilmente a livello mentale, e poi chiaramente gli avversari dicono lo loro, Rimini ha fatto il salto che ci si aspettava che facesse da tempo. Queste sono due vittorie importantissime fuori casa, perché abbiamo giocato contro, magari Chiusi poteva apparire una squadra di scappate di casa, questa invece è una formazione un pochettino più complicata da battere, e adesso hai di fronte due partite altrettanto impegnative, perché hai Cividale che ha appena avuto Forlì e che non viene qui per ridere, anche perché se ti batte ti prende e ti mette 2-0 sotto, e poi hai Nardò, quindi vuol dire, se vuoi dare veramente l'inizio della nuova era, questo è il momento giusto. Allora, siccome hai fatto la battuta su Delfino spiaggiato, allora non volevo leggere, ma leggo anche questa. Finalmente una partita decente. Era una freddura questa. Non l'avevo neanche pensato. È una freddura. Allora, invece andiamo con le domande serie da casa. Molto bello. Domanda per lo Spazio Basket. A recupero avvenuto, Pellegrino sostituirà un altro senior. Chi o sarà pagata la penale per inserirlo al roster? No, a recupero avvenuto Ciccio entrerà a far parte del roster. Non ci sono penali, perché rientra. Non andrà al posto di nessuno. Tra l'altro sta lavorando con Marco Bernardi, preparatore. A metà mese avrà un'altra visita specialistica e contiamo, ecco, di metterli in campo entro fine mese. Però insomma non bisognerà tagliare nessuno né pagare penali, perché è stato tesserato appositamente prima proprio per questo motivo. Esattamente. Tra l'altro si è già ambientato splendidamente, sono tutti super ragazzi, quindi l'hanno accolto nella maniera giusta. E anche
quel giocatore che forse da lungo una carriera da lungo e anche forse quel giocatore che un po' manca per caratteristiche a Rimini, insomma, sicuramente da centimetri, da tonnellaggio, e anche per questo che non va a rubare il posto a nessuno, è proprio un'aggiunta fatta dalla società in maniera mirata. Anzi, speriamo di vederlo presto in campo, insomma, siamo curiosi. Tassinari MVP, è la prima partita della stagione che ha avuto minutaggio superiore a quello di Grande, si è vista una grande Rimini. È stato un caso? Qui lo chiedo, abbiamo il play? Qui abbiamo il pivot e qui abbiamo il play. Ma no, Tassinari è il giocatore, come ho definito l'altra volta, un giocatore da playground, un giocatore senza paura assolutamente, si sa prendere i suoi tiri, le sue responsabilità, è un giocatore che ha dimostrato ieri sera di saper passare anche la palla dentro, perché in determinate azioni, quando Johnson prendeva posizione, spesso e volentieri gliela passava e per far finalizzare il compagno di squadra. Quindi, cioè dire, è un giocatore che ha tante cose nel suo carniere e soprattutto c'è una grande personalità, quella sicuramente non gli è mai mancata. Quando c'è da tirare si prende la sua responsabilità, ieri ha fatto canestro, l'ho visto in difesa veramente bene, aggressivo, passare sui blocchi, aiutare, veramente ha fatto una partita super, diciamo che con un Tassinari così, dire, le cose cambiano. Ha sentito aria di casa, Cento, visto che Centese ha fatto è salito in sella anche lui. Una grande partita. Allora, è da un po'. In sella. Cavalchiamo pure la battuta in sella, appunto, cavalchiamo. Era un'altra sella, battuta. Sella cavallo. No, allora, non lo facciamo da un po', però parto da Alessandro. MVP? Perché MVP, qui c'è una bella scelta qua, eh? Ma io l'avrei quasi condiviso, perché secondo me è stata anche la migliore partita di Masciadri. Perché ma Masciadri, lo stesso Marx ha fatto una super partita, Per me il migliore di campo, dal mio punto di vista, al di là dell'aspetto emotivo, non ho tanto piacere che Tasso abbia giocato in questo modo, però secondo me il migliore di campo è stato Marx. Detto questo, però il premio lo darei condiviso a Tassinari e Masciadri, perché è la prima partita dove secondo me entrambi mettono dei tasselli importanti, dove Masciadri ha fatto canestri importanti nei momenti decisivi e dove anche Tassinari per la prima volta in stagione, che aveva preso 12 tiri, controllavo adesso, ha preso 12 tiri che pensavo che in una partita non l'abbia mai presi. E probabilmente aveva voglia di ben figurare a casa sua ed è stata il momento giusto, la partita giusta. Io lo do loro due, però perché sono italiani, diciamo, via. Però, dire, secondo me il migliore campo è stato Max. Speriamo sia anche la svolta della stagione anche di Tassinari. Loriano? Sono sulla stessa linea. Io sul Carlino ho dato 7,5 a Marx e Tassinari, per il tipo di impatto direi Tassinari. Tassinari. Maurizio? Io da ex play prediligo sempre il lavoro del ragioniere playmaker in una squadra. E soprattutto ieri, oltre che far ragionare la squadra e imbeccarla, ha anche realizzato, quindi per me è Tassinari. Lo posso chiedere anche a te, Tommaso, non ti fai nemici, no? Tanto. Sì, sì, no, io per la completezza della partita che ha fatto dico Marx. Marx. E i numeri, insomma, ci dicono questo, ma non sempre i numeri, no, ci dicono tutto. Però ha fatto bene Alessandro a sottolineare anche la prestazione di Masciadri, ma direi, insomma, che come dicevamo prima sono tanti davvero a salire davvero sul carro dei migliori in questa gara. Grande partecipazione di pubblico anche in trasferta, RBR ormai una realtà sportiva di alto livello, la Serie 2 è un po' troppo stretta e certo adesso quest'anno è un po' complicato, però Rimini sicuramente, e questo lo sappiamo bene, è una città, è una realtà che può ambire anche per il pubblico meraviglioso a categorie superiori, e lo ha dimostrato anche proprio nelle ultime trasferte con una partecipazione davvero super, Tommaso, no? Te sì. Hai visto, seguito lì, vuol dire tanto giocare. Ieri c'era questa muraglia, c'erano queste 300 persone, tra l'altro proprio sopra la nostra panchina, quindi era ancora più impattante
ma non abbiamo dubbi che la pallacanestro sta crescendo sempre di più qua e quindi tanto di guadagnato. Eh sì, i tifosi sono sempre davvero una cosa in più, un valore aggiunto per quanto riguarda RBR. Grande tasso, poi c'è grande giocatore ma non adeguato a questa squadra, anche se secondo me adesso a parte qualche prestazione insomma altalenante, nel complesso comunque è stato uno di quei giocatori, e lo chiedo qui a Maurizio, che la sua parte l'ha fatta. In questo caso chiaramente ha avuto meno spazio, però per esempio quella tripla da 8 metri io penso che sia stato uno dei momenti diciamo importanti della partita, perché ha fatto capire a 100 che non ci sarebbe stata storia, non era serata. Beh, assolutamente, grande è stato preso perché negli anni passati ha dimostrato la sua bravura da Agrigento, è stato preso perché ha un giocatore d'esperienza che sa finalizzare, e ieri, nonostante abbia giocato non tantissimo, nel momento importante della partita entri da freddo dopo non so quanto che era seduto in panchina e ti tira una bomba da 10 metri, vuol dire che innanzitutto grande personalità e grande sicurezza in quello che fa, quindi vuol dire un giocatore importante, un giocatore che sicuramente darà il contributo giusto per continuare questa crescita che la squadra sta ottenendo in questo momento. Domanda che è appena arrivata per Tommaso. Dell'Agnello ha dato la scossa giusta o è la squadra che ha capito che doveva darsi una svegliata? Due vittorie fondamentali, forza RBR. Ma direi che le cose vanno di pari passo, ecco. Sicuramente forse il derby è stato un po' lo spartiacque in maniera negativa, nel senso che dopo una sconfitta così bruciante, soprattutto dopo i primi due quarti, dove si era vista una grandissima pallacanestro, secondo me lì è stata brava, siamo stati bravi come società e come squadra a fare un po' quadrato, perché sì, ok, chiusi e ultima, non è probabilmente una squadra da due, ma mancava poco per avere un psicodramma sportivo, ecco. Invece anche lì la partita è stata affrontata subito nella maniera giusta, senza particolari problemi. Dopo, come perdere purtroppo aiuta a perdere, ma vincere aiuta a vincere. Quindi certo, sicuramente la bella vittoria di Chiusi ha anche influito mentalmente, rafforzando le sicurezze dei ragazzi per l'impresa che è stata fatta ieri. Allora, c'è questa domanda di Guidone, che si firma come il tuo più grande fan, che dice: ciao Tommaso, è vero che torni a giocare a fine mese? Torno a giocare a padel però, probabilmente. Ah, quindi cambi sport, però va bene, però torni sempre in campo. Però. Esatto. Mascarponi, che brutta involuzione sta avendo, forse è il caso di mandarlo in Serie B? Ma chiaramente quando si cambia l'allenatore vengono cambiate anche le gerarchie. Ale in questo momento è sicuramente in difficoltà, però sta lavorando quotidianamente e è ovvio che magari si trova nel primo vero momento difficile della sua carriera, perché comunque ricordiamolo che è un 2004, quindi ha 20 anni, però sono sicuro che lavorando nella maniera in cui sta facendo si saprà far trovare pronto, anche perché avere una rotazione a 8 o a 9 può cambiare tanto, poi con il rientro di Pellegrini addirittura si potrebbe parlare di una rotazione a 10, quindi inizia a diventare una bella squadra. Sabato tutti al Flaminio, poi doppia vittoria consecutiva in trasferta, grandi, adesso per dare senso a questa impresa ci vuole la vittoria con Cividale al Flaminio. Avanti così, scrive Gianmarco, questa squadra potrà crescere ancora tanto se aumenta ancora di più l'intensità difensiva, scrive Ivo. Però Loriano, devo dire che già quella vista a 100, secondo me è una bella intensità difensiva, perché insomma Rimini l'ha vinta segnando quasi 90 punti, ma anche tenendo una squadra come 100 a 78. Sì, di base l'idea è sempre che questa è una squadra di grandi attaccanti e che però si sta avvicinando al massimo che può fare in difesa, che non sarà mai il massimo di una squadra di Mastini, perché poi ci vogliono anche le qualità individuali. Certo. Questa è una squadra di
i grandi attaccanti che però sanno lavorare bene, si applicano e quando riescono a lavorare bene insieme tutti, poi vanno vicini anche a produrre delle buone difese e ci stanno arrivando secondo me. Però se è chiaro che le difese vincono le partite, come l'antico detto recita, però questa è una squadra che le partite le vince in attacco e lo dimostra il fatto che a parte il secondo tempo del derby con Forlì è da un mese e oltre che è il miglior attacco numericamente parlando del girone. Quindi molto bene che in difesa si salga di tono, la forza della rinascita però è in attacco. Credo la crescita di RBR sia dovuta anche alla crescita di Tassinari e Masciadri, fondamentali per le rotazioni. E beh, indubbiamente, insomma, avere un Tassinari e un Masciadri come quelli che abbiamo visto a 100, insomma, può fare la differenza per questa RBR. Attenzione a Cividale, vista con Forlì è molto tosta. Importante quanto se non più di quella con 100. Beh, poi quella più importante è sempre quella dopo, è chiaro. È chiaro. Però giro questa considerazione al nostro Alessandro. Alessandro, Cividale sicuramente sarà un avversario tosto e lo sta dimostrando. È una partita, un'altra partita importante, ma qui per come si era messa la classifica... sono tutte partite importanti. Certo, adesso Rimini per la prima volta ha messo il naso in zona playoff, però comunque rimangono sempre partite molto delicate. Guarda, secondo me adesso questa diventa la partita chiave della stagione, dopo quella di 100, perché Cividale viene dopo un momento di crisi clamoroso, viene da un momento decente, appena battuto la prima in classifica, quella che era insomma prima in classifica insieme alla Fortitudo, e sa benissimo che se vince a Rimini sabato sera prende Rimini, probabilmente prende anche 100 che va a giocare a Nardò probabilmente, e si rimette in posizione playoff. Quindi è una partita chiave per tutte e due. Rimini, se vuol dare continuità alla sua stagione e vuol trovarsi una fase a orologio un po' più decente, non può permettersi di fare altri passi falsi su partite dove c'è almeno il 50% di probabilità di vittoria sulla carta. Quindi le due in casa vanno vinte, poi quando vai a Trieste ti giochi la tua partita e quando verrà Udine ti giochi in casa e ti giocherà la tua partita. Però oggi come oggi non puoi più buttare via punti, ne hai già buttati via abbastanza nel cesso e adesso basta tirare giù l'acqua, bisogna lavorare e prendersi quello che c'è da prendere e poi aspettare anche l'inserimento di Pellegrino. E aggiungo una cosa su Scarponi, perché è da tempo che io lo penso e lo dico: secondo me Ale, che è un talento clamoroso, deve andarsi a giocare 25 minuti, 30 minuti in B. Quindi sei d'accordo con il nostro amico da casa? Sì, con un ruolo da protagonista, dove non ha il problema che dopo 3 minuti, quando fa il primo errore, come è corretto che sia, prende e lo mette in panchina. Deve avere continuità come ha avuto nelle altre stagioni. Quest'anno non ha possibilità di avere questo genere di continuità perché la situazione è un po' particolare e lui non sta rendendo come ha reso fino all'anno scorso, per cui secondo me un campionato dove può essere da protagonista in una categoria inferiore gli può fare solo del bene. E si è anche perso un po' di fiducia chiaramente, perché insomma poi dopo quando si vivono queste poi stagioni sull'etica, sul lavoro, sulla possibilità che possa trasformarsi, per carità, sono d'accordo con Tommy, però io credo che lui abbia bisogno di andarsi a giocare un derby come quello di Livorno, però non da riminese, cioè non una partita importante a Rimini, ma una partita importante come quella stata a Livorno nel weekend, derby di Serie B, 8.050 spettatori, quindi una roba clamorosa, dove senti il calore del pubblico, dove ti prendi le responsabilità, ma non hai la responsabilità di giocare di fronte al tuo pubblico, della tua città. Secondo me quello gli serve per fare l'ultimo passo. Tommaso, sei d'accordo sul fatto che dopo 100 adesso quella con Cividale sia diventata la partita chiave per quanto riguarda anche le prospettive della seconda fase di stagione? Sì, l'accoppio con quella di Nardò, perché comunque... diventano quelle decisive per la fase orologio, soprattutto fare 3 o facciamo le corna 4 vittorie in fila, cioè inizierebbe a diventare una classifica molto diversa da quella che abbiamo visto per 4 mesi,
visto e anche subito, secondo me, mentalmente. Certo. Quindi adesso, come si suol dire, non bisogna dare il calcio al secchio di latte. No? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare con queste due vittorie importantissime in trasferta, adesso bisogna sigillare ancora di più questa classifica che finalmente ci vede in una posizione più consona. Eh sì, è una classifica, Maurizio, che in effetti può anche condizionare il morale, perché poi una prestazione come quella di 100 che arriva dopo un'altra vittoria esterna è una classifica che inizia ad essere finalmente, diciamo, decente. Sicuramente possono portare anche la squadra a giocare con una maggiore consapevolezza, no? Beh, certo, dopo tanto tempo si è arrivati finalmente a scavalcare il nono posto, siamo ottavi. Sicuramente la fiducia acquisita in queste ultime partite con le vittorie, con le buone prestazioni, ti danno la continuità di affrontare le altre partite. Chiaro che queste partite, le ultime quattro che avremo adesso, ne abbiamo tre consecutive in casa, le ultime due, una a Trieste e una in casa con Udine, però questo non è che precluda il fatto che Trieste e Udine siano le corazzate imbattibili. Cioè, le partite si iniziano, si giocano e dopo quello che è più bravo, quello che ci mette più impegno, quello che dà tutto, alla fine si vedrà quello che si raccoglie. Io sono convinto che in queste quattro partite sicuramente, toccando tutto quello che c'è da toccare, tre, giocando con l'intensità di ieri e la compattezza che è stata vista, fa ben sperare. Ecco, allora, è questa la crescita che era auspicata e che adesso, insomma, si inizia a vedere con la mano, insomma, di Dell'Agnello, e questo era, diciamo, il valore aggiunto che sta dando il nuovo tecnico? Sì, sì, c'è sicurezza. La squadra sta trovando le sue certezze, le sue sicurezze. E una squadra e sta diventando una squadra compiuta. Si sta iniziando a capire cosa può fare, chi lo può fare. Ci siamo arrivati adesso, RBR ci è arrivata adesso. È chiaro che si può sempre puntare a un percorso di crescita ulteriore. La crescita non deve mai fermarsi, però si sta cominciando a vedere una squadra di un certo tipo. Di sicuro le prossime partite, mi accodo, sono importantissime, perché al di là dell'essere ottavi ed essere nei playoff adesso, avere un calendario di orologio favorevole è fondamentale. Quindi una posizione piuttosto che un'altra è decisiva soprattutto per quello, perché pescare un certo tipo di squadra dall'alto girone o altre ancora è fondamentale per la prosecuzione del campionato. Non è Cividale la partita da vincere, sono tutte, vabbè, questo, ma ci vorrebbero degli innesti importanti. Adesso uno, abbiamo già detto, insomma, ci sarà presto, appena rientrerà dall'infortunio, poi, insomma, vedremo anche come andrà avanti questa RBR, per vedere, insomma, se sarà già sufficiente questo innesto per poter avere una stagione un po' più ricca di soddisfazioni, oppure, insomma, se sarà necessario eventualmente qualche altro giocatore. La società comunque è sempre attenta, l'ho sempre detto, che se dovesse esserci bisogno è pronta a ricorrere eventualmente al mercato, e anche per questo motivo poi, insomma, il tesseramento è venuto con anticipo. Ricordo ancora in chiusura che la partita è stata anticipata sabato sera, ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, però lo diciamo per anche i meno attenti: alle 20:30 al Flaminio, e sarà una partita davvero molto molto importante, ma sappiamo già che il pubblico risponderà come di consueto alla grande. Grazie a Tommaso Rinaldi. Grazie a voi. A Maurizio Benatti. Grazie. A Loriano Zannoni. Grazie Roberto, buonasera a tutti. E ad Alessandro Ceccoli. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordo, a calcio.basket torna lunedì prossimo, sempre dalle 20:35, anche la prossima settimana, e con la serata basket ovviamente sempre a partire dalle 22:20. Buon proseguimento.
Calcio.basket è stato offerto da APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Pizzeria Prima o Poi, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosso Pomodoro, SGR Luce e Gas.